Ultima edizione di Stade News Studio Marco Cullà. Addio vecchia guardia. Dopo Sirigu, Pastore e Bovo, anche Mattia Cassani sta per lasciare il Palermo. Il terzino destro infatti ormai della Fiorentina. Il calciatore ieri non ha preso parte all'allenamento a Bocca di Falco. Il laterale raggiunto dai microfoni di Stadio News non ha voluto aprire bocca sull'ormai ufficioso passaggio alla Corte Gigliata. Non posso parlare, mi dispiace, capite la mia posizione. Parole chiare che ovviamente confermano il passaggio dell'ex veronese alla Fiorentina. Il Palermo dovrebbe incassare da questa cessione circa 4 milioni di euro. Via anche Cesare Bovo, che ieri pomeriggio ha già preso parte al primo allenamento del Genoa. Palermo che comunica anche la cessione di Andrea Raggi al Bologna. Dopo aver usufruito di un giorno e mezzo di riposo, il Palermo ha ripreso ad allenarsi al talento onorato di Bocca di Falco in vista della gara di domenica a Novara. L'attaccante cileno Pinilla ha proseguito l'attività di riatletizzazione, mentre il centrocampista ungherese Adam Simon si è sottoposto a terapie. Entrambi non dovrebbero essere a disposizione per la gara di domenica sera. Zamparini va via o resta? Interrogativo che per adesso regna in casa rosanero. Stadio News ha ascoltato il parere dell'ex Xavier Pastore, adesso al Paris Saint-Germain. Non credo che Zamparini andrà via, sottolinea il flaco. Lui è troppo importante per il Palermo, tiene molto alla squadra e ai tifosi. Vedrete che resterà, anche perché ha fatto grande questa squadra. Secondo me era molto arrabbiato per la sconfitta, resterà come presidente e farà sempre più grande il club. Pastore, che domenica ha già regalato le prime magie con la maglia del Paris Saint-Germain, lancia un messaggio ai tifosi. Innanzitutto vi ringrazio per quello che avete fatto, non vi dimenticherò mai, siete sempre nel mio cuore. I club organizzati parlano e tramite un comunicato comunicano il loro apporto al presidente Zamparini. Ci dissociamo dai fischi rivolti alla squadra alla fine della partita contro il Fenerbahce. Noi la squadra non l'abbiamo fischiata e si vede chiaramente dalle immagini che l'abbiamo anche invitata sotto la curva alla fine della partita. La squadra non si fischia, si ama. Se Zamparini ha deciso di vendere la società, non possiamo fermarlo noi, ma quando torneremo in C2 tutti si accorgeranno del grande lavoro svolto dal presidente in questa città. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.